Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo e oggi siamo nel nono episodio della nostra miniserie sulla RetroCraft. Signori, siamo su Minecraft versione 1.10 e siamo ancora fermi qui nella nostra fortezza. Abbiamo trovato due episodi fa, signori. Dopo il video di ieri che è stato delirante, io ho fatto un attimo un giro nella fortezza, ho recuperato qualche altra Enderrod, qualche altra verga del Blaze. Enderrod no, qualche Blaze Rod, infatti che cazzo lo dico. E signori, però dobbiamo continuare un attimo l'esplorazione della nostra, di questa fortezzuola. Perché? Perché a parte che allora, di là non ci siamo andati, si continua a sentire Blaze, ma penso che là c'è un Wither Skeletor. Questa cosa non è per niente buona. Lo possiamo affrontare? Penso di sì, mettendo al solito i nostri bellissimi blocchetti di protezione. Tanto lui è bello lento nel camminare, quindi riusciamo ad affrontare anche questo Wither Skeletor. Ammazziamolo. E ci dropperà la testa? Non penso, anche perché sinceramente noi non penso che possa essere un nostro obiettivo andare a uccidere Wither. Decisamente no, non penso sia un nostro obiettivo. Voglio finire però di visitare questa, oh che cazzo, meno male che ci ho messo le torce, signori, meno male che ci ho messo le torce in quello spawn, porca miseria. Comunque voglio cercare di visitare ancora un attimino la fortezza perché voglio vedere se riusciamo a trovare qualche cassa con qualcosa di interessante. Dopodiché, se non riusciamo a trovare qualche cassa con qualcosa di interessante, dovremo anche un attimino valutare un discorso di Enderman, perché se dovessimo riuscire a trovare qualche Enderman che ci droppa qualche porca miseria di Enderpearl, qualche maledetta Enderpearl, potrebbe essere interessante da un punto di vista. Addirittura la fortezza continua anche là sotto. Un po' esagerato mi sembra, decisamente un pochino esagerato, anche perché qui la fortezza finisce. Come cazzo la fa ad esserci là sotto un'altra fortezza? C'è un'altra fortezza là sotto? Non lo so, non mi interessa. Di qui continua la fortezza. No, va pure a terminare, perfetto. Perfetto. E allora torniamo rapidamente, velocemente e tranquillamente indietro. Noi da dove cazzo la veniamo? Noi veniamo da là. E qui non c'è sta più nulla. Signori, una fortezza un po' ridicola, perché fondamentalmente no, mi rimangio quello che ho detto. Fortezza ridicola? No. Qui continua qualcosa che noi in maniera violenta deturpiamo. Chi se ne frega, non l'abbiamo costruita noi e a noi non interessa. Quindi torniamo di qui sopra, che praticamente è da dove sì, l'inizio praticamente, dove ieri siamo morti in maniera violenta e angosciante. Violenta e angosciante. Continuiamo un attimo il giro veloce di questa fortezza, ma non troviamo niente di interessante. Qui dobbiamo riscendere le due rampe di scale. Ok, là ci sono delle blaze, qui da dove siamo venuti noi, andiamo in quella direzione, ammazziamo questa blaze in maniera violenta. Aia, ci siamo andati proprio a sbattere in faccia. Ok, e tu da dove sei spuntata fuori? E scolpiscila però, mannaggia. Oh, ok, mangiati una carotina. Niente, signore, c'è qualcosa che non mi torna in questa fortezza, non riusciamo a trovare niente di interessante. Vediamo se magari qua dietro la fortezza continua. Sì, la fortezza di qua continua, ma mi sa che c'è un preciso buco inutile. Mi sa che c'è un vicolo morto, o meglio detto, vicolo cieco. Arriviamo fino in fondo, ma sì, niente, c'è un muro e la fortezza mi sa che finisce qui. Te, la fortezza finisce qui, signori. Niente di che, niente di interessante. Allora, signori, faccio un giro off camera e per vedere se riusciamo a trovare qualche altra cassa di quelle che dovrebbero esserci dentro la fortezza, ma mi sa che non troviamo niente. Detto questo, usciamo e andiamo a cercare gli Enderman, signori. E andiamo a cercare gli Enderman. Oh, se Blazer dovrà hanno rotto le scatole, cioè che non ne trovavamo nemmeno una, a che ora stanno popolando una fortezza. Mi sembra un po' esagerato comunque. Io vi ammazzo perché sinceramente mi date qualche blazer in più. Non è che mi fa proprio schifo. Però magari con la spada non a mano libera, perché mano libera. E dai, è una.
Occhio, questa è gravissima, questa è gravissima, questa è gravissima, questa è gravissima. Il guida scheder con la Blazerod anche no, mannaggia. Mangia di tutto. Ok, calma. Ci siamo viste un attimo pietre. Va bene, abbiamo ristabilito l'equilibrio. Tu sei causa di tanti fastidi. Siamo a 11 Blazerod, signori. Penso che 11 Blazerod ci bastino per fare gli occhi dell'Ende e andare alla ricerca della fortezza. Qui c'è uno scheletro che vuole partecipare anche lui al video di oggi. Giustamente il scheletro non l'abbiamo ucciso oggi, quindi direi che uno lo possiamo fare fuori. Niente, signori, va bene. E allora, stop così. Piccola pausa, vado a cercare gli Enderman. Non trovo niente di interessante in questa fortezza. Siamo riusciti semplicemente a recuperare le Blazerod che ci servivano. Andiamo a cercare gli Enderman, signori. E dai, che cazzo! Niente, signori, allora io ho fatto un giro per la fortezza e non ho trovato niente di che riguardasse proprio la fortezza. Niente casse, niente di particolare. Ora non ricordo se magari è un discorso che i vecchi Minecraft erano così. Di qua ci siamo passati perché qua c'è una torcia mia, sì. E quindi c'era molta poca meno roba rispetto a quella che siamo abituati noi adesso a trovare nelle fortezze. Non ve lo so dire. Di sicuro, signori, noi ce ne torniamo a casa. Decisamente sì, ce ne torniamo a casa perché chi ha uno sguardo attento noterà che il mio inventario è cambiato, noterà forse che sono anche diminuiti i miei livelli di esperienza, perché sono morto di nuovo, signori, sono morto di nuovo. Non so se vi ho messo la clip, ma ho esclamato in maniera violenta, quindi non penso vi abbia potuto mettere la clip del taglio. Quindi noi con molta calma ce ne torniamo a casa, belli, tranquilli, sereni e soddisfatti del nostro operato, riuscissimo a trovare degli Enderman, non sarebbe male come cosa. Là ce ne sta già uno, che però così su due piedi non possiamo del tutto affrontare. Speriamo, aspetti un attimino che ci costruiamo una capanna. Vediamo se fa il bravo questo Enderman e ci aspetta un attimo. In tutto questo non facciamo fail cortesemente con la capanna dell'Enderman. Ci manca che muoio un'altra volta, al che abbandono completamente la serie, signori. Ok, signor Enderman, ci viene qui da me, gentilmente? Oh, bravissimo. Oh, finalmente qualcuno che collabora. Mi dovresti dare però una Ender per zio, perché io ti sto ammazzando. Sì, signori. Prima Ender per l'ottenuta. Ok. Continuiamo la ricerca di Enderman, che è il nostro nuovo obiettivo di questo video. Dopo essere sopravvissuti, ci siamo riusciti. Siamo riusciti a sopravvivere, dobbiamo cercare Enderman. Niente, signori, sono tornato a casa, non abbiamo recuperato altre Ender Pearl, ne abbiamo solamente una, e quindi per ora non possiamo fare nulla. Le cercherò off camera, così domani andremo, se tutto va bene, alla ricerca del portale del Nether. Ci riusciremo? Non lo so, vediamo, signori. Ma in tutto questo... Aspettate, se andiamo a cercare il portale del... Sì, del portale della fortezza. Della fortezza del drago. Anche se forse è un po' esagerato, perché non siamo proprio messi benissimo per andare a fare questa operazione. Però un attimino, con calma ci organizziamo. Signori, intanto devo trovare l'enderpearl. Detto questo, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!